governati da questo governo ombra di 3.000 persone, siamo quindi in un rapporto di 1 a 6 milioni. Qual è il problema di fondo? Il problema di fondo è quello che viene dal proprio interno, nel senso che non supereremo mai tutti questi discorsi di signoraggio bancario piuttosto che di democrazia diretta se non facciamo democrazia diretta al nostro interno, nel senso che se da una visione egoistica di noi, quindi dall'io, io, non si passa a una visione del noi, deve esserci una visione globale. Se non si supera e non si arriva a questo livello, non si arriverà mai da nessuna parte. Potremmo stare qua a discutere per giornate intere, ma non si arriverà mai assolutamente da nessuna parte. No, la democrazia diretta deve partire dal nostro interno, perché se ragioneremo egoisticamente non arriveremo mai probabilmente da nessuna parte. Democrazia diretta prima deve essere dentro, poi fuori. Mancanza di dentro lo proponiamo fuori, sperando che arrivi dentro. Miracoli non mi sembra che se ne possano fare. Abbiamo ancora 5 minuti e poi la pausa in cui siete pregati di liberare la sala, perché il personale della libreria ha bisogno della sala. Sono d'accordo con le considerazioni che precedono, ma mi è sembrato che fosse mancata un'informazione che è essenziale. Parlando delle banche e del loro funzionamento, la maggior parte della gente in Italia ignora che la Banca d'Italia è privata. Questo andava detto con le relative conseguenze. Infatti l'ha detto lei e quindi l'abbiamo detto. Anche la moneta sta dicendo. Prego. Secondo me prima questi sono tutti strumenti finali, cioè il quorum, la moneta, cioè prima bisogna passare dal diritto e dovere del cittadino e quindi formazione, informazione e quindi non so, per esempio le scuole, cioè quando io sono abbastanza giovane, ma alle elementari c'era una materia che si chiamava diritto civile, che adesso non c'è più. Non c'era già più quando io ho fatto le medie. Ho iniziato un anno di elementari e basta, cioè com'è possibile? Non c'è informazione di niente. Quindi prima di tutto, questi sono strumenti finali che bisogna decidere assieme e tutto quanto, però prima ci deve essere formazione e informazione, che è fondamentale. E quindi non so, magari si potrebbe proporre tipo dato che una settimana sono 7 giorni, ci cioè dovrebbe essere un giorno in cui si fa diritto di informazione civile di tutti, dai più piccoli, Obbligatorio però. obbligatorio, sì, e alla fine della Ognuno che giornata c'ha si tu. decide. Non Però so dipende che se. maestro c'hai a quel No, ma io non sto parlando solo di scuole, sto parlando anche di diritto civile di tutte le persone. Una giornata su 7 si dovrebbe dedicare al. Domenica invece della messa. No, no, lasciamo sabato e domenica che dovrebbe essere riposo. Un'altra giornata in cui uno deve decidere, cioè decidere alla fine della giornata dopo formazione e informazione, che potrebbe essere anche fatta di un gruppo di persone come noi, non di professori, qualcuno dopo varie proposte, interventi, alla fine della giornata si decide. E deve essere attiva questa proposta. Però dipende sempre da quello che ti spiega. Sì, ma A seconda di come ti spiega. infatti io non sto dicendo che devono essere per forza professori fatto a scuola, deve essere fatto a scuola, fuori e non solo da professori, anche da gente come lei che stiamo parlando adesso. Ognuno va a proporre, a dire, però non è che è obbligatorio, non è che deve essere imposto oggi parla lui, no. Si fa delle sale dove si decide e dopo si vota insieme, senza professori Poveretti, quelli no, non hanno diritti, obbligatori. quelli No, non senza diritti. diritti, lei professore Professoressa. muore. No, no. Comunque, ai miei tempi si chiamava educazione civica, non materia. E Nando penso che volesse dire, interpretando il suo pensiero, la rivoluzione interiore, non certo quella esteriore che fanno i massoni. A meno che Nando non abbia aderito qualche oggi, ultimamente. Nando Rossi, l'ex senatore che è stato querelato di Liberta, no? Per qualcosa inerente a accuse di massoneria.
che tu hai fatto a Liliberto, ovviamente. Comunque, abbiamo gli ultimi tre minuti, gli ultimi due minuti. Chi vuole fare... Sì, aspetta, c'è lui. Niente, volevo solo chiedere a Monia, per cortesia, sempre che è una cosa che non chiede troppo tempo, se avete già delle proposte anche sul fronte della informazione. Chiaro che col referendum si può proporre tutto, ma se ne avete già voi, perché è chiaro che quando c'è una disinformazione di massa, l'abbiamo dimostrato, è facile prendere una guerra per una missione di pace e votare sbagliato. In Sicilia avevamo la sorella del giudice Borsellino in concorrenza con una persona discussa di fama, non voglio, non lo so, io non sono giudice, non condanno, stravinto, ma non perché la Sicilia sia mafiosa, perché nel nord Italia stravincono forze politiche antimeridionaliste che dicono che sono mafiosi nel sud, ma stavano con quel candidato. Quindi a volte bisogna informare. Se avete già voi anche qualcosa da dire in merito migliorativo su questo fronte, oltre che dare la parola ai cittadini per decidere di migliorarla. Grazie. Brevemente ricordo anche Salvatore Borsellino, che è una delle persone di più alto valore morale che io abbia conosciuto, anche se è un po' anziano e non riesce a districarsi in tutto questo complottismo. Velocissimamente, mi piacerebbe avere una specie di bacchetta magica e porre veramente tutti gli italiani in quella condizione di consapevolezza, come ho capito un pochino da quello che cercava anche Olga, affinché tutte le informazioni basate sui fatti, sui documenti, potessero essere liberamente accessibili alla portata di tutti. Sono contenta della rete, ma la rete ha anche tanti insidi e spesso si finisce nelle maglie della rete anziché utilizzarla come strumento. Quindi è chiaro che non mi sta bene non solo il bavaglio alla rete, ma non mi sta bene quel tipo di disinformazione che quotidianamente ci viene viene data in pasto da TV, giornali. Quello che penso io è che nel nostro piccolo stiamo cercando di dare documenti, di informare, di far conoscere. Non ci sono argomenti tabù dei quali non si deve, non si può parlare. Non ci sono argomenti che possono spaventare, perché si tratta semplicemente di conoscerli, di discutere insieme e di proporre come cambiare le cose. Non ho la soluzione. Personalmente credo che il percorso di condividere l'informazione documentata, reale, sui fatti e di poter portare una maggiore consapevolezza può essere la direzione per essere un pochino più liberi anche dal punto di vista dell'informazione. Grazie, grazie Monica di Ferrara, a Giro d'Italia, e col suo accompagnatore Nando. Vi ricordo che il 30 settembre in via Castelmorrone, angolo di Indipendenza, verrà fatta una conferenza sul signoraggio monetario, verrà tenuta da questa organizzazione di cui vi ho messo il volantino sulle sedie. Ci sarà Daniele Di Luciano, che è un personaggio piuttosto noto su YouTube e su Facebook, il ragazzo che fece le famose domande a Travaglio sul signoraggio e domande alle quali Travaglio replicò con una serie di insulti. Vi invito ad andare alla frullateria veneta, quella originale, quella il cui nipote Mauro Viel porta avanti un discorso di frutta e verdura dei migliori che sono su Milano, perché negli altri posti vi danno la frutta che è ancora immatura, ancora non buona, insomma. Io l'ho conosciuto come cliente, siccome bevo frullati e centrifugati, devo dire che è migliore. Lui aderisce a queste nostre iniziative e qua vicino Via Larga, Via Comune Antico, è qua vicino. Ci vediamo alle 2:30 per un incontro di cui sta parlando tutta internet sull'11 settembre, questo incontro-scontro che avverrà nella massima educazione tra Paolo Attivissimo e Tom Bosco, e sarà alle 2:30, quindi avete 55 minuti per mangiarvi una mela o un frutto, per essere coerentemente crudisti come l'uomo frugivoro. A dopo. Siete pregati di liberare la sala perché il personale...